Amici, officina di 9.000 giri, ciao Luca. Ciao Franco. Tutto bene? Tutto benissimo. Chi hai portato? Chi sono questi due qua? Da dove arrivano innanzitutto? Arrivano... Sento Veneto, aia. Arrivano giù dal Veneto e sono i nostri partner per quanto riguarda il discorso delle centraline Seletro. Giù dal Veneto siamo più o meno, siamo, cioè, giù dal Veneto. Adesso, sì, no, adesso ci sono queste differenze. Ma dai, c'è l'altro dei meridionali, se c'è autoda, se è autoda, ma sì, è lo stesso. Licenza, no, noi siamo vicino a Bassano del Grappa, Tezze sul Brenta. E ci occupiamo di sviluppo di centraline aggiuntive. Bene, questo è un tema, oggi mi diverto veramente tanto. Per cui Luca, spiegaci da dove si parte, il perché di questo tipo di intervento piuttosto che altri tipi sulle centraline. Allora, di centraline ne abbiamo già parlato altre volte e la parte elettronica si può gestire in modi diversi, quindi si può fare il discorso delle centraline via seriale, con sviluppo su banco piuttosto che con programmi già fatti, comunque è un sistema ipercollaudato che tanti fanno. Noi facciamo questo tipo di servizio assolutamente, però in parallelo a questo abbiamo sviluppato in accordo appunto con la Seton questo sistema che ci consente di avere gli stessi risultati con un vantaggio che sulla piazza di Milano è sicuramente molto importante, di poter dare al cliente la possibilità di non avere problemi con la garanzia della casa. Nel senso che se noi andiamo a rimappare la centralina elettronica principale, i risultati ci sono, coppia, potenza e tutto quanto, però nel momento in cui il cliente va in assistenza e la macchina è in garanzia, al 99% il concessionario si accorge che questa modifica è stata effettuata e ci sono buone possibilità che il cliente perda la garanzia o comunque abbia dei problemi con la garanzia. Con questo sistema, adesso casomai parleranno poi meglio loro, c'è un sistema molto semplice e molto rapido, si disconnette un connettore, la centralina si esclude e la macchina ritorna a funzionare perfettamente come prima e questo sistema non lascia assolutamente traccia. Quindi da un punto di vista, diciamo, di comodità o di tranquillità nei confronti del cliente, direi che è la soluzione ottimale. Perfetto, raccontateci allora. Sì. Allora, principalmente abbiamo due tipi di centraline. La centralina aggiuntiva programmabile Chipbox, che va appunto aggiunta al motore con dei connettori originali, che permette di incrementare la potenza e la coppia. È abbastanza semplice, appunto, come diceva Luca, l'installazione. Ci sono dei connettori originali dove si vanno a interfacciare il motore e tramite un portatile poi si va a programmare macchina per macchina, quindi specifica la taratura migliore per il modello che si sta usando. Per cui la taratura della centralina la fate al momento della installazione. Ci sono dei preset, ovviamente, perché abbiamo fatto diversi sviluppi, però è possibile anche farla direttamente sull'auto, quindi personalizzarla, sì. Perfetto, questa nella fattispecie che vettura è? Una Volkswagen, un Tiguan? Un Tiguan 2000 biturbo da 240 cavalli. Ok, quindi è una macchina già importante e poderosa. L'obiettivo, adesso ci fate già vedere anche, elaborando la centralina, a cosa arriviamo? Che tipo di lavoro fate? Qui abbiamo già fatto la taratura specifica, siamo andati a provarla e tramite uno strumento che si chiama RisLogic, che probabilmente già lo conosci, possiamo vedere stock, perché nello stesso momento possiamo anche spegnerla, vedere con e senza centralina il risultato, sia in termini di 0-100 oppure anche la potenza che riesci a sviluppare su strada. Su questo modello abbiamo visto che riesci a sviluppare intorno ai 20-25 cavalli a motore, quindi un buon incremento, anche se di partenza è un buon motore, perché 240 cavalli è un buon motore. La coppia sicuramente è ottima, perché incrementa di 50-55 Nm di coppia, quindi questo già cosa ne avrà? 400? 400, se non mi ricordo lo specifico, ma 400... Sì, più di 400, sì, assolutamente. Poi abbiamo un'altra centralina che si chiama Pedal Boost e questa va installata nel pedale acceleratore, direttamente nel pedale acceleratore con dei connettori originali. Mm-hmm. Ha delle tarature già preimpostate internamente, ma tramite un tasterino touch è possibile direttamente dall'utente selezionare le varie modalità, in modo da poter gestire nel traffico magari una taratura più soft city o
sport ancora più aggressiva, fino ad arrivare al Plus, che è quella... Cioè, Plus cos'è? Cos'ha più di race? Plus? Praticamente il Plus perché... è nata dall'idea di poter dare al cliente la possibilità di personalizzare, perché ha la possibilità appunto del cliente dare il massimo, quindi okay. Invece di arrivare solo al 100%, che comunque è già un buon incremento, arrivare al 120%, perché ho visto che tanti clienti che la utilizzano in pista su diverse auto come 500 Abarth piuttosto che Golf GTI e così, voglio praticamente una risposta on off, non più una reazione soft, ma una reazione proprio violenta, brutale, brutale. E quindi abbiamo deciso di mettere il tasto Plus. Ok, io questo prodotto lo conosco perché già su una preparazione che mi ha fatto Luca 9000 giri su una Mini Cooper S avevo questo sistema, adesso la macchina non ce l'ho più, non, e devo dire che effettivamente è incredibile. Cioè molti pensano che sia una cazzata, ma alla fine con le centraline di ultima generazione non è solo perché è come accelerare di più, così dicono, perché le centraline riescono anche a capire con che rapidità riesce ad accelerare, quindi se gli diamo l'informazione che vogliamo accelerare più, acceleriamo più velocemente, anche la risposta del motore, quindi i parametri saranno adattati per un'erogazione più violenta, diciamo, ecco così. Certo, Luca, per capire, questo tipo di interventi va fatto da voi in officina o sono prodotti che voi commercializzate e poi un utente magari un po' più bravo di me, più specializzato di me, riesce a fare anche da solo? Allora, generalmente lo facciamo noi in officina, nel senso che se poi da fare una taratura, una qualche modifica specifica è meglio averla in officina. Certo. Okay. Però sono anche prodotti assolutamente plug and play, nel senso che ne vendiamo parecchi anche a clienti che ci contattano. Possiamo spedire sia il C-Box che il pedal booster, corredato di istruzioni, poi per qualunque problema, qualunque problematica o chiamano noi o chiamano direttamente la sede di Seletron, se uno appena è in grado di manualmente fare il montaggio non vedo grosse difficoltà assolutamente. Perfetto, ho visto che avete anche una Mustang, avete qualcosa di cui parlare? Sì, abbiamo... Andiamo lì? Sì, andiamo lì. Vai. Eccoci qua Luca, non è una delle mie Mustang preferite, è una di quelle dell'ultima generazione con un motore insomma che di serie ha bisogno un po' di... Comunque ce n'è una di quelle che piacciono a te, dopo la vediamo, un servizio molto carino che poi vi mostreremo. Cosa voleva il cliente, cosa vuole questo cliente? Allora, questo cliente, la macchina è molto recente, una Mustang 2003 EcoBoost, diciamo del 2018, quindi ancora coperta la garanzia. Il cliente ci ha chiesto di ottimizzare la potenza, però con il preciso vincolo di non perdere la garanzia della casa, perché appunto credo che abbia 3 anni di garanzia, quindi ancora almeno un altro anno di assistenza, non vuole avere problemi con la garanzia della casa. Quindi cosa abbiamo fatto? Analogamente alla Tiguan, ad esempio, che anche quella è coperta ancora la garanzia, abbiamo fatto alcuni interventi che possono essere questo discorso del filtro, che un kit della GLT specifico per questa macchina, si rimuove la scatola filtro originale, si monta un kit dedicato sia come volumetria che come attacchi specifico per questa macchina, e questa è l'unica parte meccanica che abbiamo toccato. Per quanto riguarda la parte elettronica, abbiamo scelto la strada del C-Box Seletron in modo tale che il cliente ha una soddisfazione da un punto di vista di incrementi di coppia e potenza, ma soprattutto ha la possibilità, adesso i miei colleghi della Seletron mi faranno vedere come si riporta la macchina originale, in quanti secondi si fa questa operazione, per cui è molto semplice e chiunque lo può fare. Ok, qui quanti cavalli si sono guadagnati con la centralina? Su questo motore C-Box siamo riusciti a incrementare 35-40 cavalli. Cavoli. Quindi è un buon risultato. È lo stesso motore, tra l'altro, che viene montato sulla Ford Focus RS, quello 2.3 nuovo, solo leggermente depotenziato. E quindi comunque in questo motore c'è un buon incremento, anche dovuto appunto al filtro aria KN. E vi faccio vedere che è molto semplice in qualsiasi momento riportarla originale, perché basta staccare la centralina, ricollegargli il connettore che è in dotazione e
in un click diventa. Anch'io. Ce la farei anch'io. Sì, sono convinto. Diciamo che questa operazione viene fatta solo per riportarla originale, solo per sentire poi la differenza, perché dopo la gente, dopo un po' che ha fatto la modifica, si sente come la macchina non abbia tutta quella potenza, quindi può anche verificare in tempo reale se effettivamente ci sia la potenza. Se invece si vuole riportarla completamente originale, ci sono dei connettori plug and play, come facevo vedere prima, si staccano i connettori, si riporta la macchina originale, una volta tolto il cablaggio nessuno vede più nulla. Perfetto. Un'anticipazione, probabilmente ancora Luca non lo sa, ma abbiamo sviluppato un'app sia per il chip box che per il pedal booster, dove è possibile spegnere e fare diverse tarature tramite un'app dedicata, e a breve sarà disponibile, quindi è una news. Questo non lo sapevo, ecco. L'ho imparato in diretta. Molto molto comodo. Ti chiedo solo per capire, da sempre da uomo della strada, nel momento in cui stacco la centralina chip box, la macchina automaticamente riconosce la centralina originale e ritorna tutto al contrario, cioè nel momento in cui la vado ad installare lei sa che si va a riparamentare. Perché è questa che dà l'informazione alla centralina originale. Ok. Questo insomma è importante, no? Perché nel momento in cui la vado ho bisogno che la macchina torni a capire che il funzionamento è perfetto, e soprattutto un'altra variabile da non sottovalutare è il fatto che tolgo chiaramente il cliente deve unicamente togliere la centralina, al limite il cablaggio, di solito sono cablaggi che si mischiano con tutti i cablaggi che ci sono, non è necessario togliere i cablaggi. Quello che è importante è che sotto diagnosi, quindi attraverso la presa UBD, qualunque concessionario non vede la modifica, cioè non lascia traccia, non lascia un segnale di modifica, e questa è la cosa fondamentale. Quindi il cliente è sicuro al 100% che problemi legati alla garanzia, perché il discorso delle centraline è validissimo, però bisogna sempre tenere presente che è una delle variabili più delicate quando si va a discutere di garanzia della casa. Di solito le case costruttrici non amano molto che i clienti vadano a ritoccare le centraline. Perfetto ragazzi, molto molto bene, il primo incontro che abbiamo fatto, speriamo non sia l'ultimo. Vi lasciamo tornare al nord a questo punto. Andremo al nord. Beati voi che tornate al nord, sì. Invece noi. Io no, dobbiamo stare qui. Grazie ragazzi, complimenti, grazie. Molto bello. Ciao, grazie. Ciao. Seletronica. I'm on.